quello che ha detto sto soggetto rappresenta il motivo per cui la nostra società e il nostro calcio, nostro ambiente e la nostra azienda sta crollando. Perché quello che ha detto questo è da far studiare nei sistemi di ricerca. Questo va preso, hanno chiamato degli psicologi famosi e vanno tutti riuniti per far capire questo che problemi c'ha. Perché questo qua ha detto una cosa veramente grave. Sto parlando di una dichiarazione che secondo me c'ha delle. Cioè, questo ha detto una cosa gravissima da questo punto di vista. E ti sto parlando ovviamente del nostro caro amico Seferin. Seferin chi è? È il presidente della UEFA ed è colui che, insomma, sta facendo un po' casino, insomma, sta creando confusione. Ci c'è questa rivalità tra Seferin e i membri della Superlega, perché Seferin giustamente non vuole mollare la poltrona, invece quelli della Superlega dicono: no, aspetta un attimo, facciamo la Superlega. Però le dichiarazioni che ha fatto Seferin sono dichiarazioni gravi, sono dichiarazioni stupide proprio, che fatte da un presidente UEFA assumono delle forme che sono veramente strane, perché dico: ma come si può essere così? Come puoi dire queste cose? E allora, siccome noi ne stiamo parlando, ne parliamo e quindi ne parliamo in maniera molto molto chiara. Vi dico una cosa, questo è un video in cui io, come al solito, parlo senza sapere, voi sapete che ho un modo di parlare molto particolare, cioè io parlo, poi non mi rendo conto, voglio dire, quando mi parte la cosa. Prima ovviamente di iniziare, come al solito, vi invito ad iscrivervi ovviamente al canale, ovviamente a mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che qua sotto praticamente avete il tasto iscriviti e cliccandoci su insieme alla campanellina potete entrare qui nel canale. Quindi che vuol dire? Avete tutte le notifiche. Vi ricordo che è gratuito, quindi non vi dovete preoccupare per quanto riguarda questa situazione, insomma, deve essere gratuito. E se vi va, seguitemi sui social, che è veramente molto importante. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. Seferin ha detto tre cose che io vado a leggere adesso, cioè vado proprio a leggere le sue parole, perché poi non voglio che io dica delle cose che possano essere equivocate, perché qualcuno potrebbe dirmi: Matt, però tu forse non hai letto bene quello che ha voluto dire. Allora, a questo punto leggo proprio quello che lui ha detto, cioè sono sue parole che sono state riportate, e le leggiamo insieme. Allora, Seferin, il grande pubblico non è sempre consapevole del fatto che la UEFA è un'organizzazione senza scopo di lucro e reinveste la maggior parte delle sue entrate nel calcio. Nessun organo di governo vincerà mai un concorso di popolarità. Non importa, ripeto, no, aspetta, perché poi c'è stata la parte più importante, perché questa è una cosa veramente importantissima: non importa quanto bene funzioni, ma è normale, difenderemo sempre i veri principi del calcio. Allora, dopo queste dichiarazioni, io credo che possiamo anche chiamare gli psicologi e chiedere delle perizie. Non so se sia possibile, perché quello che ha detto questo soggetto, o questo lo dice e non capisce quello che dice, oppure fa finta e ci prende tutti in giro, perché se non si è capito. La UEFA, innanzitutto, non è vero che è un'organizzazione senza scopo di lucro, perché la UEFA in realtà guadagna ovviamente da qualsiasi prodotto che crei all'interno del contesto. Seconda cosa, Seferin si è aumentato lo stipendio portandolo a 3 milioni di euro all'anno, e quindi io ci voglio dire: ma se la UEFA non è un'organizzazione senza scopo di lucro e voi siete buoni, bravi e gentili, perché tu devi guadagnare 3 milioni di euro all'anno? Cioè, 3 milioni di euro all'anno, che vuol dire? Senza scopo di lucro, in italiano, che vuol dire? Vuol dire che non c'è un profitto, no? Vuol dire che tu lo fai in nome di una giusta causa, vuol dire che tu sei un ente che fa buone azioni. Mo, sti 3 milioni di euro di stipendio che tu te prendi tutti gli anni, chi se li prende? Perché io non me li prendo, non ce li ho. Quelli non ce li... Voi pure credo che non ce li abbiate, sti 3 milioni ce li ha lui. Quindi, questi 3 milioni di euro, se non ce li ho io, non ce li hai te, non ce li ha quell'altro, ce li ha lui. Quindi, sto senza scopo di lucro, in che senso? E soprattutto, quando dici che la UEFA
reinveste la maggior parte delle sue entrate nel calcio. Mi devi spiegare perché la UEFA viene accusata dai club che fanno la Superlega di non reinvestire, perché una delle accuse che la Superlega fa è proprio quella di dire: tu guadagni 10, ok? Mettiamo che guadagni 10, ma tu a noi dai 1. E nelle cose di calcio, quindi negli investimenti, non vai ad investire tutto ciò che guadagni. Cioè, se tu guadagnassi 10 e vai a reinvestire la maggior parte, allora io lì ti dico: vabbè, però Seferin ha ragione, perché comunque tutti i soldi che loro guadagnano li vanno ad investire nel calcio. Invece no, no, voi guadagnate un sacco di soldi. Prendete i soldi, aumentate le cose e poi ai club date le briciole. Allora, sta cavolata del fatto che la UEFA è senza scopo di lucro e reinveste la maggior parte delle entrate nel calcio. Ma chi te l'ha detta? Perché è una cavolata grossa come una casa. Questo è come quando tu veramente hai un disturbo intestinale e vai costantemente in bagno per questo disturbo intestinale. Solo che qui invece di praticamente andare in bagno, tu vai di fronte ai microfoni e vomiti questo disturbo non lo so, dell'umore, questo disturbo delle dichiarazioni che tu hai. È un mare di cacca praticamente che tu dichiari ogni volta. Dove sta? Sti soldi, se voi siete un'organizzazione senza scopo di lucro, sti soldi dei club, dove sono finiti? Cioè, dove sono finiti questi? Questo denaro dov'è? Se voi siete un'organizzazione senza scopo di lucro e quindi dite: noi guadagniamo poco, no? Quindi questo è il messaggio che tu vuoi dare. Vedi che noi i soldi, prima di tutto, perché ti aumenti così? Seconda cosa, i soldi dei club, dove sono finiti? Perché non li hai reinvestiti nel calcio. E poi, sti principi morali del calcio, quali sono i principi morali che permettono a determinate squadre di fare quello che vogliono? I principi morali che permettono agli sceicchi di organizzare i mondiali andando a colpire determinate persone? I principi morali dei club gestiti dagli sceicchi che hanno debiti e che facciamo finta che questi siano i principi morali? Allora, Seferin, te, Agristillin, Pinco Pallino e Boban, tutte e quattro, arrivederci fuori, perché se viene fatta sta cosa della Superlega, tu e tutti quelli come te dovete fare ciao ciao, avete visto quando se va a dovete salutare le poltrone, perché voi come UEFA state facendo, voi fate veramente come organizzazione, voi siete pessimi sotto tutti i punti di vista. Che roba è? Difenderemo sempre i veri principi del calcio. Quali? 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 Sei il primo che fa delle cose che non deve fare. Sei il primo che dice delle cose che non deve dire. Sei il primo che dice cavolate, il primo che guadagna. E tu dici che voi non siete un'organizzazione a scopo di lucro, che voi dovete difendere i veri principi. Ma cosa difendete? Perdonami, ma tu cosa difendi? Perché io non ho capito tu che cosa difendi. O sarò stupido forse, io non ho capito cosa difende Seferin. Cosa difende Seferin? Cioè, poi mi spiegherete in maniera totalmente disidea cosa difende Seferin del calcio. Hai trasformato questo sport in uno sport per aristocratico. Tu hai preso il calcio, hai permesso determinate cose perché tanto non te ne è mai fregato. Da quando ci siete alla UEFA, la UEFA ha sempre fatto disparità. Vabbè, ma da quando ci siete alla UEFA, tu hai rovinato questo sport. Tu hai portato questo sport ad essere uno sport per sceicchi e gente che guadagna miliardi all'anno. Hai demolito quello che restava del contesto calcistico. Cioè, questa è una cosa veramente grave. Tu queste cose a che dici? Tu ci credi a queste cose che dici? Oppure sono cose che tu dici solo perché devi fare show, devi fare spettacolo? Perché io non posso credere al fatto che tu, da questo punto di vista, vada a dire: eh no, perché noi siamo un'organizzazione che. Ma sti soldi allora chi li prende? Perdonatemi. C'è qualcuno che ruba i soldi alla UEFA? C'è qualcuno che prende i soldi e poi. Allora, qualcuno mi spieghi dove sono finiti i soldi che voi avevate? Perché se voi dite che sti soldi non ce li avete voi, qualcun altro ce li deve avere. Cioè, dove stanno sti soldi? Perdonatemi, abbiamo rubato i soldi, c'è stato un furto.
La casa di carta, arrivati, non lo so, professore, Tokyo, Berlino, Stoccolma, tutta. Sono arrivata la banda della casa di carta, ha rapinato la UEFA e è andata via. Questo mi state dicendo? Perché io sti soldi non li. Allora, non ce li hai te, non ce li ha la UEFA, non ce li ha Nicra, chi ce li ha sti soldi? E senza scopo di lucro, però la UEFA è senza scopo di lucro. Cioè, la UEFA, che è un'organizzazione che ha soldi che. Contestato esattamente questo perché la Superlega dice voi non avete la possibilità di andare, cioè no, 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 voi non avete, Rock, voi non avete la possibilità di prendere il denaro dei club e sfruttare questo per i club. Questo si dice, questo viene detto e tu mi vieni a dire che tu non ce li hai. Qualcuno ha rubato i soldi della UEFA. Qualcuno ha rubato i soldi della UEFA. C'è qualcosa che in tutto questo non quadra, no? Cioè, lo capite pure voi che c'è qualcosa che non. Perché sono finiti i soldi, dove sono finiti? Perdonatemi, mi dovete rispondere a questa domanda. Dove sono finiti i soldi? Perché se voi mi dite dove sono finiti i soldi, io mi tranquillizzo e dico, vabbè, raga, ma alla fine del discorso, cioè, la UEFA ha ragione, tu mi devi dire dove sono finiti i soldi. Io non ce li ho, non ce li hai te, non ce li ha lui, non ce li ha nessuno. Dove sono finiti questi soldi? Sono spariti nel nulla. Seferin, non so se sarà comprato una casa, non so che dirvi. Sono finiti i soldi della UEFA. La UEFA è povera. La UEFA è povera, ragazzi. Povera, non ha soldi. No, la UEFA è povera. Quindi non si è capito niente. Fatemi sapere un po' nei commenti. Fatemi sapere.